collana Come fare, che è edita dalla casa editrice Simone con il marchio Sistemi Editoriali. E dunque è una collana di autoproduzione. Normalmente quando si progetta un libro si pensa a cosa serve e quindi a risolvere dei bisogni. Noi abbiamo pensato di fare questa collana che risolva dei bisogni, che sono il bisogno di saper fare, di rifare, di riuscire a fare, e poi questi sono tempi particolari, per cui il bisogno di fare, di rimparare a fare, è afferito un po' dalla crisi, ma anche, diciamo così, da un concetto di sostenibilità. Io leggo, perché è quello che abbiamo messo su Facebook che descrive questa collana, che mi sembra che dica di più di tutte le altre parole. È una collana di manuali illustrati che dà sostenibilità alle nostre azioni attraverso la riscoperta del saper fare. C'è davvero molta voglia di riscoprire il saper fare, quindi questa collana nasce con questo intento. E ci sono diversi titoli di questa collana, ve ne leggo qualcuno: come fare l'orto in città, come fare il giardino commestibile, come fare la riparazione dei computer o degli elettrodomestici, tutti i lavori di casa, la riparazione della bicicletta, la piccola sartoria, la spesa consapevole e via. Ma in particolare questa sera c'è una sfida, una presunta sfida, ed è la sfida dei libri verso internet, perché quando si progetta un libro, un progetto editoriale, ne parlavamo prima, c'è sempre bisogno di confrontarsi con un mezzo come internet, che ti offre una quantità spaventosa di informazioni. E soprattutto quando parli di un manuale che ti dice come fare, i video tutorial su internet sono, c'è tutto. E allora perché uno dovrebbe comprare un libro? Allora noi, i libri sono lì e li potete vedere, abbiamo cercato di fare dei libri che avessero quello che internet spesse volte non ha, cioè la certezza della fonte. Qui ci sono tanti autori e sanno bene come sono stati costruiti questi libri, con indici, con progetti visti, rivisti, con letture dopo, che poi magari hanno richiesto ulteriori modifiche. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente certi. C'è una casa editrice, c'è un libro. E poi l'altra questione fondamentale è che internet è un veicolo di illustrazioni, di immagini, e allora è impensabile produrre dei libri, stampare dei libri in bianco e nero o che non abbiano una meraviglia di illustrativa. E noi abbiamo cercato di fare questo, e grazie a Isabella Giorgini, che vi presento, che è lei, che adesso poi inizierà subito a farci delle dimostrazioni, perché è pure autrice del libro sulla cosmesi, sui detersivi, siamo riusciti, credo, a fare qualcosa di bello, che entra nel concetto di bello, perché sono libri che personalmente mi piacerebbe comunque avere, perché sono belli da vedere. E credo che questo in qualche modo aiuti nella sfida, in questa ipotetica sfida con internet, che comunque bisogna vincere se stai dalla parte dei libri stampati. La serata quindi credo sarà parecchio divertente, perché ora io vi elenco, non so, forse ve li siete letti, ma io ve li riracconto. Allora, tra poco ci sarà, tra l'altro l'altra cosa che volevo dire è che in realtà facendo questi libri si è creata una comunità, e questo l'abbiamo rubato a internet, perché internet crea comunità, e questo argomento e tra gli autori e tra i lettori si sta cominciando a creare una bellissima comunità, e questa è una cosa piacevolissima. Aggiungo l'ultima cosa, che questi libri sfoceranno in corsi che dall'autunno ricominceranno, legati ai temi di tutta la collana, e quindi ci rivediamo sicuramente alla presentazione anche dei corsi, magari con qualche grado in meno. Allora, questa sera inizia Isabella Giorgini, che è illustratrice della collana, ma è anche autrice di detersivi e cosmetici naturali, che eseguirà la preparazione di un deodorante rinfrescante, di un dentifricio al cocco e cannella, meraviglioso. E quindi tra poco
ci sarà lei, poi c'è Alice Leonardi, che è autrice di tutti i lavori di casa, che qui abbiamo scritto riporterà la calma tra chi deve affrontare caldo e lavori domestici, oltre a parlare del riuso, del riciclo creativo, perché poi tutti questi libri hanno questo tema comune del riuso, del riciclo, del bisogno di non buttare, del valore delle cose che possediamo, ma anche il libro sulla sartoria, sulla piccola sartoria, di fatto ripropone questi concetti. E poi sono libri, sono manuali d'autore, perché non è semplicemente ti insegniamo a fare il buco nel muro e mille altre cose, ma in realtà c'è l'anima dell'autore, che è una cosa che normalmente che difficilmente si trova. Poi c'è Nadia Gozzini, che ci parlerà della piccola sartoria e che affronterà il mistero della cerniera, mille modi creativi per applicare o eliminare una cerniera. Poi ci saranno Sandra Spagnolo e Ursula Gamba, autrici della spesa consapevole, di come fare la spesa consapevole, che racconteranno del biologico, dei cereali, delle varietà di grano, oltre a darci dei consigli di come fare la spesa. Ci sarà poi Francesca Luzzana, come fare la manutenzione della bicicletta, che per non cadere nella disperazione davanti a una ruota di bicicletta bucata, rimboccandosi le mani, riporterà in vita una camera d'aria bucata, che è la mia, che è quella della mia bicicletta, che siccome era bucata bisognava portare una bici, ho portato la mia. Allora, poi c'è Simona Vlaic, che è autrice del libro La riparazione degli elettrodomestici, che metterà le mani sulla riesistenza di un asciugacapelli. In realtà lo farà con un altro autore, e poi ci parlerà della storia e della filosofia dei restart party, che sono una cosa bellissima, che chi non la conosce la conoscerà questa sera. Infine, per ultimo, ma era necessario che fosse per ultimo, è la riparazione dei computer. Michele Pasino, che affronterà la morte e la resurrezione in diretta di un computer, cioè è una roba tipo gli Who che spaccavano le chitarre in diretta o Jimi Hendrix, e lui spaccherà un computer e pare che poi lo faccia rifunzionare, quindi meraviglioso.